Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo per il weekend dedicate alle amanti della montagna. Vediamo subito la situazione sinottica prevista. Sabato una staccatura con minimo sul sud Italia convoglia in quota sulla nostra regione flussi secchi da nord, favorendo tempo stabile e soleggiato. In serata la discesa di una seconda piccola saccatura farà ruotare i flussi da ovest e un nucleo di aria fredda, ad essa associata, si addosserà alle Alpi. Quindi nel dettaglio sabato al mattino sarà una bella giornata con cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di velature. Dal tardo pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità sui rilievi alpini compresi fra Alpi Lepontine e Cozie per l'addossarsi, come abbiamo visto prima, dell'aria fredda sulle Alpi, con nevicate associate sui rilievi di confine ma di debole intensità. I venti al mattino soffieranno deboli settentrionali, localmente anche moderati in montagna. Dal tardo pomeriggio e soprattutto dalla serata avremo una intensificazione dei venti, con rinforzi anche forti da nord-ovest sulle Alpi. Lo zero termico per sabato è previsto in generale aumento fino a 2000 metri e nella notte calerà bruscamente fino a 1200 metri a nord. Le temperature minime sono previste in calo, le massime stazionarie. Per domenica la piccola ondulazione che transita in quota porta alla formazione di un forte gradiente barico al suolo sulle Alpi, generando venti anche molto intensi sulla nostra regione. Infatti già dal primo mattino i venti soffieranno dai quadranti settentrionali a tutte le quote, forti in montagna, sia sulle Alpi che sull'Appennino, con condizioni di foehn nelle vallate alpine nord-occidentali e settentrionali e sulle pianure adiacenti. La ventilazione è prevista in attenuazione nel corso del pomeriggio. Il cielo si presenterà poco nuvoloso sulla regione, ma con addensamenti sui rilievi di confine fra Alpi Cozie e Lepontine al mattino con nevicate deboli o localmente moderate. Lo zero termico sui 1200 metri al mattino si prevede in aumento nel corso della giornata fino a 1800 metri. Le temperature minime sono previste stazionarie, le massime in aumento. Infine, ricordiamo di informarsi prima di ogni escursione sul livello di pericolo valanghe presente sulle nostre montagne, consultando l'ultimo bollettino valanghe che verrà emesso venerdì 24 gennaio, disponibile sul sito di ARPA Piemonte o sul sito dei rischi naturali. Da ARPA Piemonte è tutto, un saluto e buon weekend!